Per 3 giorni Dorothy non seppe niente di Oz. Furono giorni tristi per la bambina, anche se i suoi amici erano perfettamente felici e contenti. Lo spaventapasseri diceva di avere la testa piena di pensieri meravigliosi, ma non voleva descriverli perché era sicuro che nessun altro li avrebbe potuti capire. Il boscaiolo di latta, quando camminava, si sentiva rimbalzare il cuore nel petto e diceva a Dorothy di aver scoperto che si trattava di un cuore più gentile e affettuoso di quello che aveva posseduto quando era fatto di carne e ossa. Il leone dichiarava di non aver più paura di niente al mondo ed era pronto ad affrontare un esercito di uomini o una dozzina di feroci canida. Così ciascun membro della piccola spedizione era felice, ad eccezione di Dorothy, più che mai desiderosa di tornare nel Kansas. Ma con gran gioia della bambina, il quarto giorno Oz la mandò a chiamare e al suo ingresso nella sala del trono le disse in tono amabile: «Siedi, mia cara. Credo di aver trovato il modo di farti uscire da questo paese». «E di tornare in Kansas?» chiese lei, eccitata. «Beh, sul Kansas non sono sicurissimo», disse Oz, «perché non ho la minima idea di dove si trovi. Però la prima cosa da fare è attraversare il deserto. Dopodiché trovare la via di casa non dovrebbe essere difficile». «Ma come faccio ad attraversare il deserto?» domandò lei. «Adesso ti dico io come la vedo», disse l'ometto. «Io in questo paese ci sono venuto in pallone. Anche tu ci sei arrivata via aria, trasportata da un ciclone. Di conseguenza, secondo me, il miglior modo di passare il deserto è in volo. Ora, io non ho certo il potere di suscitare un ciclone, ma ho riflettuto sulla faccenda e credo di poter costruire un pallone». «Come?» chiese Dorothy. «I palloni», disse Oz, «sono di seta, rivestita di colla per non far uscire il gas. Io ho moltissima seta qui a palazzo e costruire il pallone non sarà difficile. Però in tutto questo paese non esiste gas con cui riempirlo e farlo volare». «E se non vola», osservò Dorothy, «non ci servirà a niente». «Giusto», rispose Oz, «però c'è un altro modo di farlo volare ed è riempendolo di aria calda. L'aria calda non è buona quanto il gas, perché se si raffredda il pallone scende sul deserto e noi ci perdiamo». «Noi?» esclamò la bambina. «Perché? Vieni anche tu?» «Sì, certo», ribatté Oz. «Mi sono stufato di fare l'imbroglione. Se uscissi fuori da questa reggia, il popolo ci metterebbe poco a scoprire che non sono un mago e sarebbe furioso con me che l'ho ingannato. Perciò devo restare chiuso in queste stanze tutto il giorno e mi annoio. Preferirei tornare con te nel Kansas e rimettermi a lavorare in un circo». «Io sarei felice di avere la tua compagnia», disse Dorothy. «Grazie», rispose lui. «Ora, se mi dai una mano a cucire la seta, possiamo metterci al lavoro sul pallone». Così Dorothy tirò fuori ago e filo e via via che Oz tagliava la seta a strisce delle proporzioni volute, si mise a cucirle con precisione. La prima striscia di seta fu verde chiaro, la seconda verde scuro, la terza verde smeraldo e così via, perché Oz si divertiva a fare il pallone di sfumature diverse del colore che gli circondava. Ci vollero 3 giorni per cucire tutte le strisce, ma alla fine ebbero un grande sacco di seta verde lungo più di 6 metri. Allora Oz lo spalmò internamente in uno strato sottile di colla per renderlo impermeabile all'aria e quando ebbe finito annunciò che il pallone era pronto. «Ci serve ancora una navicella di vimini», disse, e mandò la sentinella dei baffi verdi a prendere una gran cesta della biancheria che assicurò con parecchi cavi dal fondo del pallone. Quando tutto fu pronto, Oz fece annunciare al popolo la propria intenzione di andare a trovare un suo grande fratello mago che abitava nelle nuvole. La notizia si diffuse rapidamente per la città e tutti vennero a vedere lo spettacolo meraviglioso. Oz ordinò di trasportare il pallone davanti alla reggia e la popolazione lo guardò con molta curiosità. Il boscaiolo di latta aveva tagliato un gran mucchio di legna e adesso fece un falò e Oz mise sul fuoco la parte inferiore del pallone, in modo che l'aria calda venisse imprigionata nella sacca di seta. Gradualmente il pallone si gonfiò e si sollevò nell'aria, finché, da ultimo, la navicella toccava appena il terreno. Allora Oz salì nella cesta e disse forte a tutto il popolo: «Parto per fare una visita! Durante la mia assenza sarete governati dallo spaventapasseri! Vi ordino di ubbidirlo come se ubbidireste a me!» A questo punto il pallone faceva forza contro la fune che lo assicurava terra, perché l'aria dentro era calda e questo lo rendeva tanto più leggero dell'aria circostante che senza quel freno si sarebbe librato in volo. «Vieni, Dorothy!» gridò il mago. «Sbrigati o il pallone volerà via!» «Ma non trovo più Toto!» rispose Dorothy, che non voleva lasciare lì il suo cagnolino.
Toto era corso fra la folla ad abbaiare dietro un gatto e Dorothy finalmente lo trovò. Lo prese in braccio e corse verso il pallone. Era ancora qualche passo da questo e Oz tendeva la mano per aiutarla a salire quando le funi fecero crack e il pallone si alzò in aria senza di lei. «Torna indietro, voglio venire anch'io!» «Non posso tornare indietro, mia cara!» gridò Oz dalla navicella. «Arrivederci!» «Arrivederci!» gridarono tutti e tutti gli occhi fissarono in alto il punto in cui il mago volava nella navicella, salendo ogni momento di più e allontanandosi nel cielo. E quella fu l'ultima volta che tutti loro videro Oz, il mago meraviglioso. E per quanto ne sappiamo noi, può anche darsi che riuscisse a raggiungere Omaha sano e salvo e che si trovi ancora lì. Ma la popolazione lo ricordò con affetto e la gente diceva: Oz è sempre stato nostro amico. Quando era qui ci ha costruito questa bella città di smeraldo e adesso che è partito ci ha lasciato il saggio spaventapasseri a governarci. Malgrado tutto, però, lamentarono per molti giorni la perdita del mago meraviglioso, senza consolarsi.